La Chimera è un romanzo scritto da Sebastiano Vassalli e pubblicato nel 1990. Ci troviamo in Italia, durante il 1600. Un'orfanella viene abbandonata sul torno della casa di carità di San Michele, fuori le mura di Novara, dove viene accolta e battezzata con il nome di Antonia. Viene allevata nella pia casa dalle suore come un'esposta, cioè una figlia del peccato, assieme ad altre ragazze, con una rigida disciplina del convento e della dottrina cattolica. Antonia diventa la più bella di tutta la casa e all'età di 10 anni viene acquistata dai coniugi Nidasio per andare a vivere con loro ed essere cresciuta come figlia legittima, cosa alquanto strana che, visto che a quei tempi solitamente le esposte venivano scelte affinché diventassero delle serve. Antonia abbandona così la sua vita sicura e conosciuta nella pia casa e si ritrova a Zardino, un paesino della bassa campagna novarese, dove vedrà paesaggi mai visti prima e ne rimarrà affascinata. È a Zardino che si svolgerà tutta la vita di Antonia, dove incontrerà diversi personaggi e situazioni. La vita di Antonia scorre piuttosto tranquilla, è una ragazza di buon cuore che però vive in un paese dove regnano la superstizione e la maldicenza. Così che alcuni suoi comportamenti generano tra gli abitanti del paese credenze e supposizioni di un possibile legame della ragazza con il demonio. Viene accusata di essere una scriaccia o una strega e diventa così protagonista di un processo fasullo che porterà alla condanna della ragazza. Questo romanzo mi è piaciuto in parte perché da un lato ho trovato molto interessante la storia di Antonia, soprattutto per ciò che ha subito e perché è vissuta in un'epoca totalmente lontana che mi affascina. Dall'altro però ho trovato il romanzo piuttosto pesante e lento. È ricco di particolari digressioni che tengono a rallentare la lettura e oltretutto spostano l'attenzione da quello che dovrebbe essere il focus della narrazione principale, ossia la vita di Antonia, a descrizione di avvenimenti di tutt'altra natura.